Secondo gli insegnamenti della Chiesa Cattolica, ogni persona ha un particolare angelo custode che ci accompagna in ogni momento, essendo un compagno celeste che è sempre al nostro fianco, disposto a proteggerci e garantire il nostro benessere fisico, mentale, emotivo e spirituale. Ci supporta anche in situazioni difficili in cui ci troviamo senza via d'uscita o senza soluzione. Pertanto, ogni volta che un bambino nasce nel mondo, Dio gli assegna un angelo custode per prendersi cura di lui e proteggerlo, in modo che siano strettamente legati l'uno all'altro. Anche se comunemente non ce ne rendiamo conto, molte persone di solito pregano l'angelo custode nei momenti in cui sono invase dall'ansia e dallo stress. Ma la cosa più comune e tradizionale è seguire le preghiere dell'angelo custode durante la notte. Io ti prego, messaggero del mio Dio, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Angelo mio custode, dolce compagnia, non abbandonarmi né notte né giorno. Se mi lasci solo, che ne sarà di me? Mio piccolo angelo, prega Dio per me. Sebbene tu sia uno spirito invisibile, so che sei al mio fianco. Ascolta le mie preghiere e conta tutti i miei passi. Prendimi la mano e non lasciarla mai più. Nell'ombra della notte mi difendi dal diavolo, posando sul mio petto le tue ali di madreperla e oro. O angelo di Dio, possa io avere la grazia di ascoltare e comprendere il tuo messaggio e di seguirlo, così da incamminarmi sempre nella direzione di Dio. Testimone dell'invisibile, tu che sei la presenza dell'amico del cielo, grazie per la tua fedele custodia, grazie per la tua dolce compagnia. Alla presenza degli angeli, il nostro canto sale al cielo. Per la gloria al Padre, la gloria al Figlio e la gloria allo Spirito Santo. Ti imploro affinché l'invidia non danneggi il mio spirito, che il male sia allontanato da me, caro angelo, che io non cada come fecero gli angeli che si unirono alle forze di Satana. O glorioso angelo custode, abbi pietà di me, dei peccati che ho commesso. Sono stato affidato a te, pertanto aiutami a pentirmi e purificarmi. Illuminami e proteggimi da ogni male. Governa su di me e governa su ogni mio pensiero. Ti chiedo di vegliare sulla mia povera anima e sulla mia vita, di non abbandonarmi in questi tempi difficili. So che sono peccatore e ho commesso malvagità ed errori. Quindi voglio che mi accompagni per il resto della mia vita. Scaccia ogni spirito maligno, prendi la mia mano debole e conducimi sul sentiero della salvezza, sul sentiero della verità e sulla via giusta. Mi dono completamente a te, prego di cuore, ti prego che quando sarò ingrato con te e ostinatamente sordo alle tue aspirazioni, e quando vorrò abbandonare la via di Dio, tu sarai lì ad indirizzarmi di nuovo sul sentiero della cristianità. Sii la mia luce in mezzo alle tenebre, sollevami quando inciampo, stringimi prima di cadere. Se sono in pericolo, conducimi in cielo per possedere la felicità eterna. Ti ringrazierò quando mi aiuterai a guarire dalle malattie. E quando mi hai aiutato a superare e rafforzarmi nei momenti difficili, mi hai guidato quando ormai mi sentivo perso. Perdonami, amico mio, messaggero del cielo, mio consigliere, mio protettore e fedele guardia. Aiutami e accarezzami sempre con le tue ali. Assisteteci, angeli delle nostre famiglie, angeli dei nostri figli,
angelo della nostra parrocchia, angelo della nostra città, angelo del nostro paese, angeli della Chiesa, angeli dell'universo. Amen. Preghiera dell'angelo custode di Padre Pio. O mio angelo custode, prenditi cura della mia anima e del mio corpo, illumina la mia mente, in modo che io possa conoscere meglio il Signore mio Dio e amarlo con tutto il mio cuore. Guardatemi quando prego, di non cedere alle distrazioni della vita. Sostienimi con il tuo consiglio di vivere come un buon cristiano e aiutami a compiere opere di generosità. Difendimi dagli inganni del maligno e sottomettimi durante le tentazioni, in modo che io possa vincere nella lotta contro il male. O mio caro angelo custode, recito questa preghiera per chiederti di rimanere sempre al mio fianco e di chiederti di non cessare mai di essere il mio angelo custode finché non sarò chiamato nel recinto del Signore, dove adoreremo Dio, nostro Signore, insieme per tutta l'eternità. Amen.